Ciao, cosa ti do? C'è tutta l'erba secca ormai. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi facciamo un salto nella storia, anzi meglio nella preistoria. Infatti facciamo il percorso della Valdassa con le sue incisioni rupestri. È esattamente il percorso del CAI 801 che parte da dietro la chiesa a Canove. Siamo curiosi di vedere questo percorso perché è la prima volta che lo facciamo e so che ci sono proprio incisioni rupestre antichissime che risalgono al Paleolitico e altre più recenti. In più sono stati trovati anche proprio dei resti fossili di animali preistorici. Bello! E quindi ragazzi, un salto nel passato. Vi ricordiamo che siamo sull'altopiano di Asiago in provincia di Vicenza. Per chi ci segue da tempo sa che questa per noi è praticamente casa. Però è bello scoprire sempre posti nuovi che continuiamo a trovare anno dopo anno. Questo è un sentiero che in realtà conoscevamo per fama da tempo, ma non avevamo mai avuto l'occasione di venire a visitarlo. Questo è l'inverno perfetto, adatto, perché è secco, asciutto, quindi non troveremo praticamente ghiaccio e andremo tranquilli e andiamo bene anche in questa stagione. Altrimenti questo percorso è consigliabile nei periodi estivi, primavera e primo autunno, perché è una zona bassa, una gola dove è sempre in ombra, come vedete, per cui è facile che sia, esatto, molto scivolosa, piena di ghiaccio, lastroni o un po' di neve sedimentata là, per cui ecco. Il percorso inizia con una lunga discesona che ci porterà al primo punto di interesse. Grazie Lucia e Doc per averci consigliato questo bel giro. E a tal proposito, se siete capitati nel canale per la prima volta, qua si parla di viaggi, passeggiate, posti belli, cose da scoprire buone, anche da mangiare. Per cui, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, così entrate a far parte del nostro piccolo gruppetto e ci divertiamo quasi tutti i fine settimana, in toppi permettendo. Vi aspettiamo sul canale, sui commenti, iscrivetevi. Tango, vieni qua dal genitore 1. Non per favore, no! Bravo, stai col babbo 1, vai. Meglio. Primo bivio. Esattamente, adesso continuiamo dritti per 5 minuti, poi torniamo indietro e prendiamo questa svolta a sinistra. Ok, inizia a essere un po' labirintica la cosa. Basta leggere i cartelli. È ben segnalato. Ma che bel roccione qua. Andiamo di qua noi? Incisione rupestre, sì. Dunkenwald. Come si pronuncia? Sai che non so la corretta pronuncia, però ti posso dire che possiamo dire bosco scuro. Così andiamo sul sicuro. E questo è il torrente Assa. Ormai siamo arrivati sul greto, è praticamente asciuttissimo. E qui in teoria ci sono le più antiche, quelle che risalgono addirittura al Paleolitico. Poi durante il nostro percorso troveremo anche incisioni molto più recenti. Il sito ovviamente è chiuso per proteggerlo anche da atti vandalici, però soprattutto nel periodo estivo si organizzano gite con la guida. Vi consigliamo sempre di andare con la guida, che così vi può, se potete, così vi può dare tutte le indicazioni e i cenni storici corretti. Ok, qua spunta fuori un altro nome, Castanero. 10 minuti, graffiti. Strada comunale del Castanero. O Castanero. Si intuisce che è sempre asciutto se ci hanno fatto anche il sentiero sopra. E poi sai, in questo periodo dell'anno di solito non è magari molto. Piano piano, avvicinandoci al sito, ci siamo resi conto che sfortunatamente una frana ha distrutto tutta la protezione e la passerella. Ma qua è tutto divelto. Sì. Non abbiamo idea di quando sia potuto succedere, probabilmente non da pochissimo. Nell'attesa che tutto venga ripristinato e protetto, ci sentiamo di ricordare a chiunque voglia venire a visitarli di avvicinarsi con cautela e soprattutto rispetto e di non deturpare le incisioni con ulteriori graffi. Sarebbe un vero peccato perdere definitivamente queste testimonianze storiche. Questa era una passerella forse, sì, una specie, sì, di passerella. Andiamo di qua. Mi sa che era chiuso qui. Questa, ragazzi, per essere divelta così, mi sa che è stata vittima di una frana, perché guardate qua, questi massi sembrano aver schiacciato proprio tutto il telaio. Anche perché di solito lì c'è il cancello che chiude. Quindi forse ora, cavolo, che disastro. Quindi non è più chiuso. Magari possono essere anche su sta parete? Sì, sì, esatto. Qua si vede qualcosa, vedete? Guarda. E qui qualche roba.
guarda che roba, è pieno. Le pareti sono veramente piene. Ah, è vero, qua è tipo una stella. Sì, guarda che roba. Specie di torre, sembra una torre questa. Guarda, è la vedi? È vero, roba. Poi delle croci, tante croci. Sì. Una A di Andri. E una V. Queste robe. Guarda qua. Questo è grande. Sembra una punta, un cuneo, un quadrato. Comunque, oltre alle incisioni, guarda anche lì quante. È che meraviglia, pieno, croci, robe. Sono tutte incisioni. Comunque, dicevo, oltre alle incisioni, se ci allontaniamo un secondo, guarda questa roccia, che meraviglia che è. Guarda che monumento che è. Guarda tutto questo canyon, che roba. È proprio un canyon, hai detto la parola giusta. Wow, incredibile. Guarda lì. Guarda quelli ma tutti in fila. Sono belli, cavolo. Meraviglia quello lì. Vedi perché è utile la guida, perché ti spiega un po' di cose sì, in più. Sì, qua ci vuole la guida. Ma queste sono lettere, Susa, queste sono più recenti. Probabilmente magari essendo adesso tutto aperto è venuto... No, sono lettere comunque antiche. Però una F, una P, una croce. Ok, proseguiamo. Qua c'è una bella situazione picnic. Con Tango che si gratta la schiena. E di qua si va a Roana, abbiamo visto prima. D'estate deve essere proprio bello star qua. Adesso abbiamo preso la direttissima nel bosco. Aumentiamo il passo, Susa. Sì. Prossima tappa, incisioni rupestri della Romita. Stiamo praticamente camminando sul letto del fiume. E ci hanno fatto i lavori forestali, per cui ci sono questi solchi giganti. È un po' tutto divelto. Però siccome è ghiacciato non si affonda, si cammina bene. Il terreno è completamente secco. Questa è la valle del torrente Assa, che è la più antica via di comunicazione che legava la montagna alla pianura. Infatti gli uomini salivano dalla pianura per cacciare e poi hanno iniziato anche a coltivare. Sono nati quindi i biseli, che erano piccole bisele, anzi che sono piccoli campi proprio coltivati, che erano coltivati a cereali e anche legumi. Oggi invece abbiamo dei fitti boschi proprio di abeti. Susa! L'unica cosa che non abbiamo deciso in questo giro è dove andiamo dopo a berci qualcosa. Copriremo strada facendo. Quello che ti ispira. Se andiamo a fare un pranzetto. Surprise. Yes. Eccoci a un bivio, raga. Ok ragazzi, adesso noi continuiamo dritti. Volendo, per chi vuole fare il giro più breve, si parte da Ambrosini. Che viene giù da lì. Da lì. E sono circa 15 minuti. Che bello. Sai che da giù quando eravamo sul letto del fiume a qua ci sono 5 gradi in più secondo me. È caldo qua, eh? Spogli, ma sei sicura? Guarda che ora torniamo giù fa freddo poi, vabbè. Perché è discesa. Ora la Susa si spoglia, tra 2 secondi si riveste. Non è vero. Non è vero. Susa è tornata nel suo ruolo di sherpa. Già. Lei che porta tutto, io porto solo questo aggeggino qua, piccolo qua. D'altra parte. Guarda. Oplala, madonna si pesa. Ho acqua per noi, acqua per Tango. Un casino di roba. Vai. Che donna. Prendimi per i fondelli. Che donna, ragazzi. Sì, sì. Benvenuto sto sentierino, Andri. Sì, fa bello. Guarda che coccolo che è. Aspetta, porta Tango, fammi stare. Guarda che è piccolo qua. Dai. O tu o io. Questo è un punticino, ragazzi, dove bisogna stare un po' all'occhio. Perché è esposto, come vedete. Per cui anche per questo consigliamo la stagione giusta. Se il cane è bravo consiglio di tenerlo libero, perché al guinzaglio potrebbe strattonare e mettervi in pericolo. Qua c'è un buchetto, un pianoforte di radici, guarda che bello. Du 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 du. Sembrano tasti, eh sì. Bellissima questa immagine. Che poeta. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa cantata da De André. Guarda che arriva un raggio di sole. Ma dove ti porto? Susa! Ma dove ci porti? Questa è la direzione. Qua si può, è un'altra strada. Per Ambrosini. Ambrosini. E ponte su Gelpak, 1 ora e 25. Un'ora e 25. Ah però! Camminata oggi, Susa? Oggi sì, caro. Guarda. Sì. Queste sono gallerie della guerra. Sì, perché anche qua postazioni italiane. Ci sono state delle postazioni
E siamo in una zona che c'è la demarcazione proprio tra i due eserciti e anche qui si sono combattute battaglie veramente cruente. Urca. Allora, qui probabilmente esce di là, ma qui la sorpresa è che va giù. Ah, ok, finisce lì. E questo non promette tanto bene. Non promette benissimo qua il soffitto. Almeno ve l'ho fatta vedere, raga. Usciamo. Là in alto c'è un altro buco. Non sappiamo se preistorico o guerra fondista. Ma guardate che zona. È mastodontica sta zona. Che spot. Ah, ci sono altri graffiti, eh. Questi sono più recenti. Siamo un po' nella zona della Romita, penso, no? Dove sono altri graffiti. Hai visto qualcosa qua? Ma vedo qui cose recenti. No, questo deve essere proprio tanto recente. Sì, c'è gente che ci passa, secondo me. Ci scrivo io, Andrea Susa. Sì, più o meno una roba del genere. Guarda qua, che storia. Ma il bello... Madonna, che storia questa, guarda come sì. Me. È la prima volta, dicevo, che vedo questo cartello, Susa, guarda. Sì, l'ho visto. Zona allenamento e addestramento cani. Società Italiana Pro Segugio, Vicenza. Ah, che bello questo come ho messo. C'è luce dietro. Proseguiamo giù, altrimenti si fa tardi. Sì, una terrazza proprio. Una terrazza con riparo. Ecco, qua è protetto dalle reti. Guarda, lì vedo qualcosa, sì, nelle scritte. Sì, sì. Guarda quante. Ma ce n'è proprio una fila intera qua. Questi devono essere risalenti alla guerra mondiale. FF 16, questo 18, quindi questi li hanno lasciati i soldati. Questa è Romita? Sì. Vedi, incisione di età diverse, simboli solari, figurazioni vegetali e animali, simboli cristiani, croci commemorative. Di età diverse, quindi? La lettura risulta difficoltosa perché le incisioni più recenti sono state spesso sovrapposte a quelle più antiche. Le hanno un po' vandalizzate. Guarda che spot bello. Sì. Qui il cancello è rotto, divelto, e quindi ci si può avvicinare. Io devo stare attento alla mia spalla. Ecco qua. Romita. C'è sempre questa sorta di scala. Come se fosse una sorta di calendario, una sorta di passaggio del tempo, no? Di giornate. Chi lo sa? Questi siti sono tanto grandi. Mamma, no? Sono giganti. No, è bene che sia protetto, che fosse stato protetto, almeno non entravano a farci le faccine sopra, no? Ho già visto i fumetti disegnati sopra, capito? In questa parete, lo vedete, spicca tra tutti questo stemma con testa di cavallo, davvero ammirabile anche artisticamente, con l'esecuzione a sbalzo in negativo. È la testimonianza di soldati di cavalleria austro-ungarici che in questo contesto combattevano appiedati per sopperire alla carenza di compagni di fanteria e hanno voluto lasciare a testimonianza questo stemma. Meraviglia questo albero. È cresciuto dentro le rocce? Sì. Guardate che c'è lungo il sentiero, amici. Una carcassona di un animale grosso. Questo sarà un cervo sicuro. O è caduto, è stato mangiato da un lupo questo. Questa è la spina dorsale. Cioè, per farvi capire, questa è la mia mano. Dai peli sembrava un cervo proprio. Ora questa è una costola. Che sporgenze, se ti cade addosso ti cancella dall'esistenza, non ritrovano neanche... Non conosci Tino. Amico, tieni. Hai una farfalla
Eh sì, una farfalla gialla. Eccoci ragazzi, siamo arrivati all'imbocco della Grotta del Popolo, dove hanno trovato dei resti di orso delle caverne, lupo, manufatti preistorici tipo punte, lance. E questa qua, da qua si va giù, noi però non andiamo, non sappiamo bene in che condizione è e comunque si va giù di qua. Si trova questa grottina. Noi okay. Proseguiamo verso il ponte del Ponte Gelpa. Ok. E da qui e non si sa ancora. Non lo so quant'è da qui. Ok. È la prima volta, devo fare un po' i conti. E adesso cos'è che abbiamo? Dovremmo trovare il riparo dei pastori. Riparo dei pastori. Intanto siamo a 7 km e mezzo. Dei nostri amici hanno tentato di andare a vedere la grotta sotto, ma non sono riusciti a trovarla. Quindi non sappiamo quanto sotto bisogna andare. Quanto sotto sia. Cammina, siamo giunti a un'area picnic. Guarda che bella! Guarda, è indicata sulla cartina. E quindi capiamo dove siamo. Tra un po', eccoci qua. Ecco, area picnic. Abbiamo fatto le grotte ed è adesso Schafkugela, okay, che è il riparo dei pastori. Dopo siamo arrivati. C'è il ponte Gelpak. Ma dopo sei andato là indietro. Sì. Hai mai visto l'altalena? Dai, fermo! Guarda come è meglio. Tengo! Dai, non ce l'hai una birretta? No. No, mamma, come ci sta bene la diretta qua. Anche qua ci sono i graffiti. Graffiti moderni dei tati innamorati. Dove siamo, Susa? A Schafkugela. Schafkugela, il riparo dei pastori o del pastore? Dei pastori. Madonna. Ma che bello. Un attimo e giro la camera, ragazzi. Quando è il momento giusto. Pronti? Madonna, impressionante dal vivo. Bellissima, eh. Già fa la foto. Ta-dam. Guarda! Che meraviglia, ci passo sotto, eh! Ma che roba! Che spettacolo, Andri! Qua riparavano le greggi, hai capito? Ci stava sì un gregge! È immensa! No, dai, ma come fa a star su? Ti senti vicino, eh! Cavoli! Sì, stando lì si capisce, la proporzione! Cavolo, guarda. Come fa a star su sta roba? Oh my god. Beh, fa impressione questa, Ragazzi, questa è fotonica. Sì. Questa è tanta roba. Sì. Schafkugela. Quanto sarà? Quanti metri saranno di sporgenza? Non ho una valida idea, però sporge parecchio, Foto. Direi. Momento foto qua. Bel cavolo. Foto copertina fatta. Siamo stati fermi in mezz'ora per fare le foto. Ma qua ne valeva la pena, Che meraviglia. Sì. Questo tetto è lungo poi. Qua si sente già il rumore delle auto. Qua c'è il ponte Gelpak, per cui siamo arrivati alla fine di questo giro, ragazzi. Grazie di aver visto il video fin qui. Ci vediamo nel prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, fateci un commento, fateci sentire che ci siete. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao! Ora andiamo a vedere se troviamo qua un posticino per bere e mangiare qualcosa. In copertina. Non si può finire in così, copertina. Vero Andri? Esatto. Peccato collegato male alla fine. Sì. Perché adesso, ragazzi, siamo arrivati a questo ponte qua e dobbiamo andare a casa lungo la strada. E la strada non ha spazio, ha guardrail da una parte e greppo dall'altra. E quindi non è il massimo il ritorno. No. Ok, abbiamo trovato una soluzione. Attraversate la strada, avete visto c'è quella fabbrica di ghiaia. La attraversate, attraversiamo questa piazza. Vi trovate su questa stradina bianca qua. Il punto d'arrivo è il campanile, quello lì, di Canove. E vedete che c'è la strada bianca che praticamente gli arriva sotto. Quindi probabilmente è la stessa, la proseguiamo e andiamo proprio lì. Perfetto. È andata di lusso, c'era venuto male quella strada. Sì, no, perché la strada lì è asfaltata al guardrail, è molto stretta e camminano le macchine là. Esatto. Queste sono le stalle della Sara, scusa. Figo stoffo. C'è la musica. Sì. Che meraviglia, ma che bella, avete anche la musichetta. Non so dove sono, in giro forse. Tranquillo che siamo amici. È l'amico di Tango? Di Tabù. Di Tabù, sì. Hai visto che bello le mucche che ascoltano Jovanotti? Fantastico, caro. E poi viene buono, sì, il latte. Un tanghito incontra una tanghita. E nascono i tanghiti. E poi a chi li diamo. Brava socia, bel giro. Ci è venuta in mente la malghetta, perché linea d'aria è perfetto col del vento che è lì. Dai nostri amici, da Stefano e la Roby. Esatto. Ci vediamo lì.
eccoci qua, siamo dai nostri amici. Guarda, che robetta. Eh? Buon appetito, Susanna. Qua ci sentiamo come a casa. Ecco, arriva Stefano. Ciao! Salute! Evviva! Qua col del vento si sta sempre bene. Guarda che giornata abbiamo beccato poi, eh? Straordinaria. Dopo tanto, amico, eh? Eh sì. Dopo tanto tempo siamo riusciti a rivederci. Madonna! Abbiamo fatto una passeggiatina sotto casa e poi andiamo, andiamo alla Stefano. Ai nostri amici, che da tanto che non li vediamo. Come butta? Spettacolo. Spettacolare. Spettacolo no. Spettacolare, mi piace un casino. Una cosa elettrizzante, speriamo che questo 2024 parta in modo scoppiettante. Basta. Vediamo quello. Una bella stagione. Anno bisesto, anno funesto e noi tac contro Dio. Bravo, così si fa. Che buono. Tre tipi, vedi. Allora qua abbiamo un mezzano, penso che sia di Sarona, così a naso. Questo invece è pecorino. Questo è pecorino. Questo è Slapeur. Ricordiamo Slapeur. Ciao. Ciao Angelo. E invece mezzano e questo è aromatizzato col cumino. Col cumino. E i crostinetti, bene. Crostini. Che buono che è questo pecorino. Sempre po', pecorino di Slapeur, ragazzi. Mm. E buon appetito. Ciao amici, alla prossima. Madonna che bello. Che colore che ha sul collo. Stia bene anche lei. Partiamo in gamba.